ma תגידי לי מה את חושבת עכשיו אינך עומדת לפני נרות השבת Abraham ha fatto Brit Milah a 99 anni perché quello è il momento che Hashem ha detto lì di farlo. Ma noi non aspettiamo 99 anni o quando siamo più vecchi, più grandi, 13 anni. Facciamo subito a 8 giorni. Perché? Prima di tutto, 8 giorni è la prima data quando il neonato è pronto fisicamente di passare una circoncisione. Questa è la prima cosa, sui nervi sono sviluppati in un certo modo che anche che si può, a questo punto si può, il blood clots, il sangue può smettere di insanguinare. Coagularsi. Ok, grazie. Allora, il bambino è pronto, prima data che è pronto è 8 giorni, ma più di questo anche, in generale, noi vogliamo dedicare i figli a fare mitzvot. Come si fa? Non si aspetta da un bambino di un mese di fare una bracha. Si insegna le cose secondo il periodo, secondo la fase del bambino che si capisce le cose. Per esempio, un bambino appena nato, piccolino, anche 2 o 3 mesi, si può mettere la sua mano vicino alla mezuzah a baciare la mezuzah. Si può mettere dentro la sua mano un soldino a mettere nella tzedakah. Ma non si può aspettare più di questo. Invece quando si diventa più grande, si aspetta di più. Per parlare, dire brachot, e quando si comincia a capire, si può cominciare a studiare Torah. Ogni cosa secondo la sua fase nella sua vita, secondo il suo sviluppo. Invece Brit Milah non aspettiamo che si capisce, si dice voglio fare Brit Milah. Si fa subito 8 giorni. Perché? La prima cosa che abbiamo detto è che cos'è un Brit Milah. Brit Milah è un legame, si entra nel patto con Hashem. E si vede questo anche nella Torah, che ogni tante volte che è scritto Milah, circoncisione, vicino è scritto Brit, la parola patto. Veramente 13 volte è scritto Brit vicino Milah, per far vedere a noi che non è solo una circoncisione fisica, è un patto che questa persona diventa collegato a Hashem, con un legame eterno che non possiamo, non possono anche rimuovere questo. E siccome c'è questo legame fortissimo, non vogliamo aspettare che diventa più grande, facciamo il primo tempo possibile. Così si comincia la vita con questo legame a Hashem, che questo legame ovviamente dà forza per affrontare la vita, per fare mitzvot, anche in un mondo che è difficile fare mitzvot. Allora questo legame vogliamo farlo appena possibile, per questo facciamo Brit Milah appena che si può. Un'altra cosa molto speciale e specifica del Brit Milah è che in generale tutte le mitzvot facciamo con il nostro corpo, ma non al nostro corpo. Per esempio, si dà tzedakah con le mani, si mette tefillin sopra, si accende una candela, ma niente su di noi. E invece Brit Milah è l'unica cosa, l'unica mitzvah che si fa sul corpo. E per questo Hashem ha detto che noi perfettiamo il corpo di quello che Hashem ha cominciato, noi finiamo quello che lui voleva. E siccome è una mitzvah così forte che veramente si cambia il corpo, in questo merito si dice che ogni ebreo che ha fatto Brit Milah, suo corpo tornerà quando Mashiach viene, quando ci sarà Triat HaMesim, quando quelli che sono mancati torneranno, quelli che hanno Brit Milah torneranno in questo merito, che suo loro corpo è anche diventato legato a Hashem, ha cambiato fisicamente. E siccome anche che è una mitzvah così importante, al momento che si fa Brit Milah, la neshama entra ancora di più dentro il bambino. Okay. L'anima entra dentro il bambino o la persona che fa Brit Milah durante il Brit Milah, la sua anima ebraica. E quando si comincia questo? Veramente, quando un bambino è nell'utero, c'è un'anima già collegata a questo bambino, ma non è entrato dentro di lui, è fuori da lui.
è scritto venire da luce lo arrosso, che c'è una candela che è sopra la sua testa. Cosa è questa candela? La candela significa sua anima che è collegata a lui, è sopra di lui, e con la forza di questa anima lui può studiare Torah con gli angeli che fa per i 9 mesi prima che è nato. Quando è nato, durante il parto, quando veramente entra in questo mondo, appena prima l'anima comincia a entrare nel lui, dentro di lui, ma non si entra totalmente, si comincia ancora di più a entrare al Brit Milah per un maschio, e per una femmina si entra quando si dà il nome ebraico alla bambina, che veramente si fa ogni lunedì, giovedì e Shabbat, quando si legge la Torah. In questo momento l'anima comincia di più a entrare, e quando si finisce finalmente di entrare a bar e bat mitzvah, quando il ragazzo o ragazza diventa un adulto, diventa responsabile per le sue azioni, e a questo punto si può avere la neshama, perché si dà la forza a fare tutto che Hashem vuole. Ima, tagiti, ma,